Vi siete mai chiesti perché la Lombardia ha questo simbolo? Dico subito che questo non è assolutamente un video canzonatorio, non vuole essere un video offensivo nei confronti di nessun popolo, di nessuna comunità, né tantomeno di un'istituzione, prima che vengano a cercarmi a casa i carabinieri per vilipendio nei confronti di qualcuno. Voglio fare questo discorso in particolare sui comuni bresciani, partendo proprio da un esempio che è quello della regione che ci coinvolge tutti. Per far capire che nel mondo araldico, che ha una sua logica di cui io non sono un esperto, ma bene o male ne capisco qualche regola, una cattiva cultura nel merito può produrre degli esiti decisamente imbarazzanti che nel lungo periodo possono anche creare un danno d'immagine per le comunità che adottano determinati stemmi o simboli. E soprattutto perché nella storia l'araldica è stata usata in una determinata maniera che negli anni precedenti, negli anni del Novecento, sono stati del tutto travisati. La Lombardia ha adottato questo simbolo nel 75, quando le regioni erano praticamente appena nate e dovevano dotarsi di uno stemma di riconoscimento. E in quegli anni c'era stata l'approvazione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a primo sito mondiale dell'UNESCO, per cui sull'onda di questo orgoglio locale è stato adottato il simbolo della Rosa Camuna per identificare la regione Lombardia. Però, se da un lato questo ci rende orgogliosi, è chiaro che questo simbolo non ha mai veramente accontentato tutti. Tant'è che le discussioni sulla dotazione di una bandiera della regione si sono protratte fino al 2019, quando alla fine, per accontentare tutti e scontentare tutti allo stesso tempo, è stata adottata di nuovo la Rosa Camuna come bandiera gonfalona della regione. Uno stemma dovrebbe essere facilmente riconducibile ad un popolo o ad una regione. E questo non solo per i membri di quella comunità, ma anche per quelli all'esterno. Vi faccio capire meglio. Se quel simbolo è immediato per noi bresciani e in particolare per i Camuni, non è altrettanto immediato per altri abitanti della regione Lombardia che lo ritengono un formaggio, quando invece è un simbolo molto più antico. Figuriamoci per abitanti di altre regioni d'Italia o estere che, vedendo questo simbolo, di fatto non capiscono di cosa si tratta. Mentre ad esempio la Trinacria della Sicilia è un chiarissimo esempio di come si adotta uno stemma di una regione. Persino in Russia credo che sappiano collegare quel simbolo alla regione, all'isola Sicilia. Mentre invece altri stemmi di regioni fanno talmente schifo che ci hanno dovuto scrivere dentro di cosa si sta parlando perché altrimenti non lo si capiva. Cioè, con tutti i simboli che avevamo a disposizione abbiamo adottato questo qui della Rosa Camuna. A te comunque ci penso dopo io. Potevamo scegliere il biscione dei Visconti, che di fatto hanno dominato tutta la Lombardia, ad eccezione di Mantova, anche se ci sono stati collegati a livello dinastico. Meglio ancora la bandiera di San Giorgio, che ha rappresentato un simbolo della Lombardia, al punto tale che ce l'avevamo nel gonfalone della città di Milano ed è stata portata dai Lombardi anche nelle crociate. O alla battaglia di Legnano. È anche simbolo di Mantova, quindi poteva andare benissimo anche per quella. Oltre ad essere presente in tantissime società ed aziende, basti pensare al Milano o all'Alfa Romeo. Certo, oggi questo simbolo è diventato un po' indicativo anche di una parte politica, ma nel 75 la Lega Nord non esisteva, quindi si poteva benissimo adottare questa bandiera. Un altro simbolo che si poteva adottare è quello del Ducato Visconteo e Sforzesco, anche quello adattissimo. Una cosa è chiara, questo simbolo, che è un chiaro design anni 60 e 70, è invecchiato veramente male anche dal punto di vista stilistico. Gli altri che vi ho citato, pur avendo più di 7 secoli, non sono invecchiati per niente. E c'è da chiedersi perché. Bene, è giunto il momento di parlare degli stemmi dei comuni bresciani. Non parlerò di tutti ovviamente, ma solo di quelli che sono un pochino particolari per le scelte che sono state adottate, che sono un tantinello discutibili. Preciso di nuovo che non ha nessun intento offensivo questo tipo di video, ma solo per evidenziare come una sbagliata concezione di uno stemma che debba rappresentare magari la località, cosa fa in quel momento, è un modo sbagliato di adottare uno stemma per indicare quella comunità. Faccio un esempio: nelle comunità montane, per realizzare uno stemma in epoca moderna, è stato spesso utilizzato qualche simbolo che richiamasse un po' la vocazione turistica di quell'ambiente. Dobbiamo però tenere presente che il turismo è un'attività del nostro contesto sociale, del nostro periodo, della nostra epoca. Certo,
centinaia di anni fa il turismo era praticamente insensato. Non sappiamo se in futuro ci sarà ancora il turismo, ci saranno determinate altre attività che sono state magari inserite negli stemmi e che diventeranno probabilmente prima o poi anacronistiche. Segnalo che tutta questa analisi che farò è un grandissimo riassunto di quanto c'è scritto in questo bellissimo libro, Lo stemmario bresciano, di Marco Foppoli, che è stato realizzato ed edito dalla Grafo pochi anni fa e che analizza tutti gli stemmi dei comuni bresciani, non solo quelli che vi dirò oggi, e lo fa veramente in maniera abbastanza puntigliosa e graficamente anche molto bella, quindi ve lo consiglio. Partiamo con lo stemma di Botticino, che rappresenta proprio un esempio abbastanza chiaro su come gli stemmi anche antichi vengono mal interpretati e ritenuti troppo semplici, come se questo fosse un peccato, mentre in araldica si sa che più è semplice uno stemma e tendenzialmente è anche sinonimo di maggiore antichità di questo. Parlo di malinterpretazione proprio perché lo stemma antico di Botticino raffigurava semplicemente una botte e gli amministratori comunali che si sono trovati a dover discutere il nuovo stemma dopo l'unione dei due comuni Botticino Sera Mattina hanno pensato che semplicemente questo traducesse la vocazione del territorio di una volta, che era la coltivazione dell'uva per fare vino. È un fraintendimento, perché in araldica dobbiamo pensare che un tempo i simboli erano rivolti anche a tutte quelle persone che erano analfabete, quindi l'immagine doveva essere, diciamo, una simbologia parlante, quindi doveva richiamare una fonetica, un vocabolo che riconducesse subito al nome del paese. In questo caso la botte con Botticino, quindi l'allusione al vino è sbagliata. Per cui gli amministratori di quel comune hanno richiesto ad una struttura commerciale che c'era all'epoca negli anni 50 e 60 e che nomineremo spesso, che era lo Studio Araldico di Genova, incaricandolo di elaborare ex novo un nuovo simbolo comunale che richiamasse la vocazione attuale del comune. Quindi ha messo la botte per la produzione del vino, la colonna per indicare il marmo delle cave e una fabbrica per indicare la produzione delle calze. Una comunità che invece uno stemma storico non ce l'aveva e che l'ha ideato anche abbastanza bene è sicuramente Maclodio, che non ha potuto ignorare la cosa che l'ha resa veramente celebre nel mondo, che è lo scontro del 1427 tra i Visconti e la Repubblica di Venezia, ben rappresentato qui da un duello tra due cavalieri che hanno nel loro scudo proprio gli stemmi di queste due comunità. L'unico errore, proprio per voler fare un puntiglio, è stato l'inserimento di questa leonessa in capo allo stemma, che in araldica è abbastanza rara e che voleva essere un richiamo all'appartenenza di Maclodio alla comunità bresciana, fraintendendo, cosa che capita ancora troppo spesso, il leone di Brescia, che è veramente il simbolo della città, con la denominazione esclusivamente letteraria di Leonessa d'Italia, che ci aveva dato ancora i Carducci. Su questo argomento, proprio tra leonessa e leone nella simbologia bresciana, ha fatto un bellissimo video che è il Chichellè, vi consiglio di andare a vedere. Un altro esempio di stemma antico che è stato ritenuto troppo semplice e anche un po' bruttino è quello di Borgo San Giacomo, che rappresentava una voliera, una gabbia. Allora, ricordiamo che Borgo San Giacomo nel 1863 aveva cambiato nome assumendo quello attuale, ma precedente era Gabbianum, quindi anche lì parliamo di uno stemma dalla simbologia parlante. Le autorità comunali, non ritenendo importante la storicità di un simbolo che rappresentava una comunità, hanno preferito adottare un altro. Si sono rivolti anche loro a quel famoso Studio Araldico di Genova, che dopo attenti studi eccetera ha elaborato per loro questo, che di fatto rappresenta il Biscione e i Visconti, perché si dice che Borgo San Giacomo ha fatto parte del Ducato Visconteo e sul suo territorio si sono battute delle non specificate battaglie, degli scontri armati, cosa che praticamente accomuna una gran parte dei comuni lombardi. Tant'è che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bocciato questo progetto che il comune di Borgo San Giacomo utilizza senza nessun tipo di approvazione. E ne era nato anche un dissidio legale con lo Studio Araldico, che ci aveva tenuto a precisare che, attenzione, noi dopo attente ricerche negli archivi anche di Venezia eccetera abbiamo concluso che Borgo San Giacomo era stata sotto il Ducato Visconteo. Ma veramente c'era bisogno di andare in archivio per sapere che Borgo San Giacomo è stata sotto il dominio dei Visconti?
Per me Ivan Chilata la grande. Una cosa interessante che si potrebbe fare quando si deve ideare uno stemma di una comunità che la comunità non ha mai avuto è anche focalizzarsi magari sulla presenza di famiglie che sono state feudatarie o comunque sono state molto importanti per quel luogo, dalla quale magari trarre ispirazione dallo stemma gentilizio di queste. È quello che aveva cercato di fare Cigole, che appunto il nome stesso della comunità prendeva nome da questa importante famiglia nobile. Tuttavia il progetto fu bocciato perché farlo proprio identico ad una famiglia che era ancora esistente il Consiglio dei Ministri non l'aveva approvato, per cui era stato creato un altro progetto che però manteneva al suo interno un errore. Dovete sapere che in araldica esistono pochi colori disponibili e si distinguono in due classi, i metalli e gli smalti. Dei metalli ce ne sono solo due, l'argento e l'oro, che sono rappresentati sempre in bianco e giallo, mentre per gli smalti ci sono il nero, il porpora, il rosso, l'azzurro e il verde. Tutti gli altri colori sono magari rappresentati perché l'elemento che viene figurato viene rappresentato al naturale, si dice. Una regola importantissima in araldica è che gli smalti non possono sovrapporsi o accostarsi ad altri smalti e viceversa anche i metalli non possono sovrapporsi o accostarsi ad altri metalli. È l'errore che aveva fatto il comune di Cigole. Il ministero aveva fatto notare che appunto c'era una sovrapposizione di due metalli, per cui aveva bocciato il progetto. Cigole ha mandato lo stemma che vedete, che è stato poi approvato, che però manteneva lo stesso errore anche se invertito. Qua sono due smalti, verde e l'azzurro, che vengono appunto accostati. Stemma molto carino e leggermente variato da quello storico è quello di Verola Nuova, dove si vede appunto la rappresentazione di questa che sembra quasi una dea, che in realtà è la ninfa Verola, che si diceva dalla leggenda essere la ninfa del fiume Strone che attraversa il paese. È uno stemma ben fatto, lo cito solo perché rispetto allo stemma antico c'è una piccola variazione, non indifferente, dove praticamente la ninfa era rappresentata tutta puntinata con delle pustole, cosa che chiaramente la renderebbe meno appetibile, meno raffigurabile come ninfa, ma che voleva essere appunto un altro stemma di simbologia parlante, perché le pustole del vaiolo, chi le ha avute per il vaccino si ricorderà, in dialetto venivano chiamate Eurele, per cui lo stemma di Verola Nuova aveva la doppia valenza a richiamare il nome Verola sia come ninfa che come pustola. Quindi parliamo senza ombra di dubbio di uno stemma comunque decisamente appropriato, differentemente da quello di Verola Vecchia, che pur avendo probabilmente uno stemma antico che sarebbe da indagare, visto che è stato trovato su alcune armature del 500, si è preferito crearne uno ex novo. Spostandoci sul lago di Garda andiamo a vedere appunto lo stemma di Manerba, che anticamente aveva raffigurata esclusivamente la testa della dea Minerva, che è rappresentata anche nello stemma attuale, ma essendo probabilmente ritenuto troppo semplice si è voluto un attimino complicarlo inserendo appunto questa veduta panoramica, un altro errore comunissimo dei decenni recenti, che inseriscono appunto queste vedute che sono più da cartolina invece che essere adatte ad uno stemma. Tra l'altro la testa della dea Minerva, che era presente nello stemma antico, è assolutamente appropriata proprio perché l'etimologia del nome stesso della cittadina rimanda appunto alla presenza di un tempio dedicato a questa dea in epoca romana. L'unico comune della Riviera che ha veramente abbandonato il suo stemma antico, ritenuto arbitrariamente dal sindaco uno stemma con tre facce che non rappresentavano assolutamente niente, è Tremosine, che appunto aveva uno stemma parlante rappresentato da tre facce, tre musi, tre musoni. Preferendo invece creare ex novo un altro stemma un po' panoramico con dentro l'acqua del lago, i tre monti, la croce del santuario, eccetera, eccetera, eccetera. Anche Coccaglio negli anni 20-30 aveva cercato di dotarsi di un proprio stemma che di fatto non aveva e aveva incaricato il famoso storico Paolo Guerrini di verificare se magari nelle carte d'archivio c'era qualche simbologia che poteva rimandare ad un stemma di una comunità di Coccaglio. Monsignor Guerrini non aveva trovato nulla, però aveva sapientemente consigliato alla comunità di adottare lo stemma della famiglia dei Coccaglio, che si era estinta, che rappresentava uno stemma parlante con delle teste d'aglio
i codeai, i codai, che potevano bene o male richiamare un po' la fonetica del nome. Ovviamente i sapienti consigli dello storico bresciano sono stati completamente ignorati e si è preferito richiamare uno studio araldico che, dopo una ricerca storica durata tipo 2 settimane, quindi niente, ha dato a Coccaglio uno stemma composto dagli stemmi di 2 famiglie, che sono Berardo Maggi, che era stato signore di Brescia e quindi anche di Coccaglio, e quella dei Boccacci, che erano una famiglia alleata dei Maggi. Fine. Altro stemma di cui si potrebbe discutere abbondantemente è quello di Montisola, che, non avendo un suo stemma, ha scelto ovviamente di rappresentare il monumento più importante che ha, la Madonna della Cerignola, con 2 punti di vista, entrambi panoramici, quindi entrambi erronei dal punto di vista araldico, e Foppoli sottolinea di come questo potrebbe rappresentare veramente un unicum, una particolarità molto rara in cui all'interno di uno stemma sono inserite ben 2 visioni panoramiche. Wow! Uno stemma non deve essere bello dal punto di vista grafico, deve puntare ad essere facilmente intuitivo. Certe panoramiche sono più adatte ad una brochure turistica che non piuttosto ad uno stemma comunale che identifichi un paese. Ripeto, non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, ma uno stemma deve andare oltre uno slogan pubblicitario per invogliare la gente a venire a visitarti o cose del genere. Rimanendo in zona, vediamo anche il comune di Provaglio, che ha adottato uno stemma che sicuramente non è mal fatto, però è rimasta un po' fregata perché negli anni 30-40 aveva incaricato uno studio araldico di fare delle ricerche, e questo nel giro di un mese e mezzo, ha prodotto uno stemma che poi è stato mandato come stemma storico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ovviamente ha risposto: ma mandateci anche la documentazione che attesti appunto la storicità dell'emblema. Il comune aveva chiesto questo allo studio a cui si era affidato, e questo praticamente aveva risposto che questa documentazione non ce l'aveva, per cui aveva detto: ma potreste mandare avanti la pratica come riconoscimento ex novo di questo stemma. La roba era decaduta, nel frattempo comunque il comune aveva utilizzato lo stemma, quindi passati 50 anni poi è stato riconosciuto, però per dire come l'iter è stato veramente un po' fraudolento. Tra l'altro, forse sarebbe stato veramente più opportuno fare anche una leggerissima ricerca e magari vedere che c'era una famiglia Provaglio da cui poter ricavare uno stemma gentilizio e magari ritoccarlo appena, ma comunque rimandare lo stemma della comunità a quello della famiglia feudataria del posto. Lo stemma di Concesio è uno stemma fatto bene, assolutamente. Però lo cito solo perché è stato veramente particolare l'iter come si è arrivati alla produzione di questo stemma, che di fatto è l'unione degli stemmi di 4 famiglie che sono state molto importanti per il suo territorio. Il fatto è questo: nel 1963 Giovanni Battista Montini è stato eletto Papa Paolo VI. Gli occhi del mondo si sono concentrati su Concesio, che si è ritrovata di fatto a non aver più il tempo da prorogare per avere uno stemma proprio, per cui in fretta e furia si è trovata questa necessità e si sono inseriti opportunamente gli stemmi di 4 famiglie del posto. Tuttavia, oltre al fatto che lo stemma dei Montini, rappresentato nel primo quarto, rappresenta lo stemma di una famiglia ancora esistente, era anche la famiglia del pontefice in carica, per cui il Consiglio dei Ministri aveva stoppato un attimo l'approvazione e aveva detto: bisogna incaricare il Ministero degli Esteri di sentire la Santa Sede per avere un'opinione se la cosa poteva fare piacere, prima di innescare un dibattito diplomatico di livello internazionale. È ovvio che la Santa Sede gli sia andata bene, perché già nel 1965 questo è diventato lo stemma di Concesio. Su Pollavolo possiamo dire che lo stemma non è mal fatto. Diciamo solo che è stato preso in considerazione questo castello, che di fatto viene citato in pochissimi documenti, ma probabilmente era solo una torre fortificata, che è stato realizzato in maniera un po' impropria dal punto di vista araldico, ed è un castello degno delle rappresentazioni Disney, si può dire. Villa Carcina è un altro esempio, come quello di Botticino, in cui le attività del momento sono state inserite all'interno dello stemma comunale, per dire appunto qual è la vocazione artigianale e industriale del momento della comunità, tralasciando magari il Mella che percorre il territorio e poteva essere anche lì rappresentato. Ed è proprio un esempio di come uno stemma può invecchiare male anche in pochi decenni se studiato appunto con questa metodologia, perché ad esempio ora mettere una ciminiera fumante
in uno stemma comunale evoca delle cose che per la sensibilità odierna sono più riconducibili all'inquinamento atmosferico. Lo stemma di Anfo non poteva che essere fortemente influenzato da quella poderosa rocca che era stata costruita sul suo territorio e potenziata anche da Napoleone e che ovviamente viene rappresentata nello stemma, però ancora una volta con la classica veduta da cartolina. Il caso dello stemma di Bione, come quello di Capodiponte e Mura, che se notate appunto sono praticamente identici, è emblematico di come una ricerca storica nelle migliori intenzioni viene condotta con esiti però errati. Lo stemma appunto della spada intramezzata dalla palma, i cui simboli magari vengono variati leggermente, e incrociato con la bilancia, sono simboli che venivano trovati nei documenti ottocenteschi e che per errore di interpretazione venivano attribuiti a simboli comunali magari anche precedenti. Foppoli è bravo a spiegare che in epoca napoleonica questi simboli erano utilizzati da tutte le amministrazioni municipali d'Italia, per cui questi stemmi si ritrovano anche al di fuori dalla provincia di Brescia, ed erano seguiti dalle diciture municipalità di, col nome della località, e le lettere RI, Repubblica Italiana. Per cui quello che erroneamente è stato scambiato da questi tre comuni come un simbolo della propria comunità era invece un'insegna burocratica applicata praticamente dovunque durante il periodo napoleonico. Stava forse ai funzionari del ministero che approvavano questi stemmi comunali a conoscere appunto questa realtà e sapere che appunto questi non potevano essere gli stemmi rappresentativi di quelle comunità. Anche a Odolo, benché lo stemma sia rappresentato comunque degnamente, e raffiguri anche la produzione famosa di attrezzi agricoli e attrezzi per l'uso di scavazione mineraria che le fucine del paese per lunghi secoli avevano prodotto, va solo evidenziato che Ugo Vaglia però aveva trovato uno stemma antico della comunità che era appunto troncato d'argento e di rosso con l'orso levato di nero, che l'avrebbe reso veramente particolare, proprio perché l'orso in araldica è abbastanza raro. L'adozione di uno stemma nuovo rispetto a stemmi precedenti è stata fatta anche per Perticalta, che è un comune creato da tre precedenti comunità, Odeno, Vivemmo e Navono, di cui lo stesso Vaglia aveva trovato proprio gli stemmi di tutte e tre queste comunità, che invece che essere agglomerati in uno stemma tripartito sono stati del tutto abbandonati in favore di quello nuovo. Passando in Val Camonica, qui troviamo moltissimi stemmi su cui veramente bisognerebbe soffermarsi a riflettere, anche perché la Val Camonica è una delle zone più povere di stemmi antichi del nostro territorio, per cui tanti comuni si sono trovati a dover adottare uno stemma di nuova ideazione. E purtroppo, invece che magari adottare anche il principio di andare a verificare quali famiglie, ad esempio i Federici mi viene in mente, erano state importanti per quei posti, bene o male tutti hanno avuto il comune denominatore di rappresentare le caratteristiche del proprio territorio sul punto di vista panoramico. Tra tutte voglio citare solo lo stemma di Angolo Terme, che è proprio il più panoramico di tutti, e evito di ripetervi la stessa solfa. Altri comuni invece, anche abbastanza opportunamente, hanno praticamente adottato lo stemma della comunità di Valle, che è appunto il cervo tenuto tra gli artigli dell'Aquila, come proprio stemma comunale, magari variandolo leggermente, però lì storicamente diciamo che è una scelta che ritengo anche corretta. Dulcis in fundo, ecco, ricordatevi che questo video non ha un intento di sfottò verso nessuna comunità, è proprio solo un'analisi abbastanza lucida di come anche certe scelte, poi nel breve periodo, che parliamo di qualche decennio, perché quando parliamo di stemmi parliamo di cose che dovrebbero rimanere per secoli, no? Nel giro di pochi decenni possono di fatto arrecare un danno di immagine alla comunità che li ha adottati con forse troppa leggerezza, e questo dovrebbe anche farci riflettere su come certe scelte culturali vengono fatte da amministrazioni che non hanno magari le capacità critiche per saper anche analizzare quello che certi professionisti che si vendono come professionisti in materia consigliano, come questi studi araldici che di fatto erano semplicemente delle strutture commerciali che hanno inondato la penisola di stemmi dal dubbio gusto.
Pensate che solo lo studio araldico di Genova negli anni 50-60 ha prodotto qualcosa come 48 stemmi di comuni bresciani. Ancora una volta vi consiglio di andare a consultare anche in biblioteca, lo trovate anche in internet, il libro di Marco Foppoli, lo stemmario bresciano, se volete sapere anche qualcosa di più riguardo a questi stemmi e anche a tutti gli altri che non ho citato, anche perché magari sono veramente fatti molto bene o hanno una storia antichissima che vale la pena di ricordare e soprattutto di conoscere. Per chi deve imparare sta roba nelle famiglie come i bergamaschi, che loro hanno abdicato ai loro simboli da parecchio tempo. Sì, perché Bergamo, i simboli non sono mica la dea e i colori non sono mica nero-azzurro, sono il sole e la bandiera giallo-rossa. Notre invece è mai abdicata al liu e al bianco-blu. Viva Brescia! Iscriviti al canale e seguimi su Facebook e Instagram.